Per rispondere alle domande più frequenti poste sul ruolo dell'OSS, vi presento un gruppo di allievi che mi ha aiutato in questo lavoro. L'operatore sociosanitario nell'ospedale si occupa dell'assistenza diretta al paziente. Lo aiuta nella deambulazione quotidiana e lo accompagna anche nelle varie aree della struttura ospedaliera per eventuali esami diagnostici. Insieme all'infermiere valuta i bisogni assistenziali di ogni paziente in parte, rileva i parametri vitali ed esegue medicazioni semplici, però è sempre l'infermiere che ce lo indica se queste medicazioni si definiscono semplici. L'operatore sociosanitario prepara anche il paziente e il materiale necessario per eventuali interventi piccoli, infatti non sono di carattere invasivo, così anche come il primo soccorso. Si fanno delle manovre facili, per esempio come il massaggio cardiaco. La legge prevede che l'operatore sociosanitario non debba somministrare i farmaci, infatti questa è una responsabilità dell'infermiere in quanto rileva una passività del paziente. Quindi l'operatore sociosanitario aiuta all'assunzione dei farmaci perché il paziente giustamente deve essere autonomo e cosciente di quello che sta assumendo. Concludo esortandoli a continuare così, citando una frase di Confucio: scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita.